Piaggio ci sono arrivato perché prima di tutto non avevo voglia di studiare. E allora i miei genitori mi hanno fatto fare la domanda alla Piaggio, che avevo 14 anni. Sono andato all'ufficio personale, ho fatto domanda. Dopo un mese mi hanno chiamato a fare un colloquio così. E dopo 15 giorni mi hanno chiamato e sono entrato a lavorare. Sono entrato a lavorare, però ho dovuto fare 2 anni di scuole serali, altrimenti non mi tenevano. Ho dovuto lavorare di giorno, la sera, officina, tecnologia e disegno tecnico per 2 anni. Se no, non mi avrebbero assunto definitivamente. Dopo il lavoro andavo a scuola 2 ore tutte le sere. È andata bene perché i 2 anni che avrei dovuto fare li ho fatti tutti e due in un anno solo, cioè a dicembre mi hanno passato nel secondo anno e poi, cioè praticamente in un anno ne ho fatto due. E poi mi hanno assunto definitivamente. Il giorno che sono entrato nell'hangar della Piaggio. E il primo impatto, come sono entrato, adesso non ricordo bene cosa c'era scritto di preciso, però come sono entrato c'era una scritta, si vedeva molto bene, c'era scritto nascondere un errore di lavorazione è crimine, più o meno c'era scritto così. Quindi già di lì, vabbè, poi mi hanno messo insieme a due operai specializzati e aiutavo, cioè, premetto che a quei tempi lì gli operai non è che ti insegnassero tanto, dovevi rubare, imparare e rubare, perché non tutti però, la maggior parte ti insegnava poco e niente. Vabbè. Comunque sono stato 1 anno e mezzo lì e si facevano il montaggio delle ali, dei flap, degli alettoni, della coda, cavi, cavetti, perché una volta non c'era, come adesso c'è il computer, no? Una volta dove per far funzionare la barra di comando erano tutti cavi, cavetti, e vabbè, si faceva quel lavoro lì. Lì ci sono stato 1 anno e mezzo. Poi mi hanno spostato nell'hangar, nell'altro hangar più piccolo, che stavano facendo il prototipo del PD808. E anche lì ci sono stato finché non abbiamo fatto la prova motori del primo velivolo. Poi sono andato via perché mi è andata bene quella volta lì, perché io a me quel lavoro lì non piaceva assolutamente. Allora sono andato dal mio caporeparto, che era anche un bravo Cristo, sono andato e ho detto: guarda, a questo lavoro qua a me non piace. E mi dice: dove vorresti andare? E io ci ho detto: vorrei andare nel reparto motori. Prende il telefono, chiama il caporeparto del reparto motore, ci dice: guarda, proprio oggi un ragazzo è partito per il militare. Al pomeriggio ero già nel reparto motore, mi è andata bene, proprio ho avuto fortuna. Ero nel reparto motore e da quel giorno lì, finché non sono andato in pensione, sempre, ho fatto, perché poi alla Piaggio tutti noi, cioè non è una ditta che facevi solo quello, eh. Lì lavoravi nelle turbine, lavoravi in un motore a reazione, lavoravi in un motore da elicotteri, cioè imparavi a fare tutto, era come un'officina che puoi trovare fuori, cioè lì impari a fare di tutto. E poi di lì ho cominciato a montare le turbine, e poi gli accessori e piano piano, piano piano col tempo abbiamo imparato a fare tutto. Si costruivano nuovi e si facevano le revisioni. Quegli anni lì, i primi anni, c'era un Viper che si chiamava Viper 11, si chiamava Viper 11 e veniva montato nei velivoli, gli addestratori che sono a Lecce. Poi ha cambiato il velivolo, ha cambiato il motore. Cioè, il lavoro era quello, revisioni, il motore aveva un LOF, che noi si chiamava LOF, che vuol dire limite ore di funzionamento. Quando arrivava a quelle date ore, che mi sembra che fossero sulle 1200 ore,
il motore che andasse bene o che andasse male doveva essere smontato e ricontrollato tutto. Cioè veniva smontato, lavato, passava al collaudo, il collaudo scartava i pezzi che erano da scartare, faceva ripristinare quelli che si poteva ripristinare, insomma faceva tutto il servizio di collaudo, cioè. E poi questo motore rifaceva di nuovo tutto il giro, tutto quello che era da verniciare veniva verniciato, quello che è, e ritornava di nuovo in reparto per il montaggio. 1200 ore di volo, il motore doveva essere completamente, non poteva più volare. C'erano dei motori che erano, dopo 1200 ore, erano bellissimi. Oltre che l'aeronautica, li aveva anche la Tunisia, quei motori lì. Quindi bisogna vedere anche dove volavano, come volavano. Certi, tanti arrivavano che avevano fatto, noi chiamavamo FOD, no? Cioè c'entrava qualcosa nel compressore, spaccava le palette, spaccava tutto, soprattutto i gabbiani. E quanti motori abbiamo smontato che c'era il gabbiano dentro. Il lavoro era quello, insomma, in poche parole, smontaggio, rimontaggio. È una famiglia proprio nel senso che ci conoscevamo tutti. Al mattino ti trovavi fuori, ti trovavi dentro alla piaggia, eravamo sempre insieme praticamente. Poi c'è da dire anche una cosa, che tanti di noi che lavoravano alla piaggia giocavano a pallone, ci trovavamo nel campo, quindi era una famiglia anche per quello, perché non ci vedevamo solo dentro allo stabilimento, ci vedevamo da tutte le parti, o nei bar o nel campo a giocare, famiglia per quel motivo lì. Ho visto delle altre ditte, soprattutto in Francia, ti posso garantire che come lavoravano la piaggia io non ho visto lavorare nessuno, perché noi eravamo scrupolosi, andavamo sempre dietro a quello che ci dicevano i disegni, non sgaravo mai niente, sia io che tutti gli altri, cioè facevamo proprio le cose come dovevano essere fatte, cose che per esempio, per dirti per farti un paragone, no? Una volta c'era un motore di un Peugeot 108, motore a reazione, che era entrato, non so cosa era entrato dentro, aveva storto tutto un disco tutte le palette si erano storte, no, dentro. Però noi non potevamo toccarlo perché era originale inglese, no? Sono venuti gli inglesi, hanno aperto mezzo guscio, hanno levato tutti gli accessori, hanno tolto mezzo guscio e sono andato a prendere questo disco che aveva le palette storte così. Io mi ricordo, non è che me l'ha raccontato perché l'ho visto io, con un tacco di legno, un martello di fibra, hanno raddrizzato le palette così, più o meno, no? E poi hanno chiuso il coso. Cosa che per noi era inconcepibile una cosa del genere. Per come lavoravamo noi, era una cosa, noi avremmo smontato il motore, avremmo tirato giù il disco, avremmo le palette le avremmo cambiate sicuramente tutte, perché poi la paletta come fai a vedere se è venata, se non è venata, dove bisognerebbe farci i liquidi penetranti, cose che noi facevamo. Loro invece hanno raddrizzato la paletta più o meno, l'hanno chiuso e via, il discorso era finito. Cioè io penso che la Piaggio da quel lato lì, io non ho mai visto nessuna ditta che scrupolosa come... Ma poi te l'ho detto, quando sono entrato io nell'Anca c'era scritto un errore di lavorazione è crimine, quindi già di lì te lo inculcavano proprio, capisci? Non era accettabile, perché nessuno, non succedeva niente. Se tu non eri sicuro di un lavoro che hai fatto, bastava dirlo, nessuno ti mandava via. Però nasconderlo, insomma, devi pensare sempre che sono. E poi la cosa che io ho sempre fatto volentieri, come i miei colleghi, è la cosa di lavorare per la pattuglia acrobatica. I motori della pattuglia acrobatica, delle frecce tricolori, li revisionavamo noi alla Piaggio. Perché poi sia io che altri miei colleghi. Noi andavamo spesso anche negli aeroporti, per esempio se c'era un motore che doveva fare una piccola riparazione per non smontarlo
dall'aereo, mandarlo in ditta, tutto se si poteva fare lì, noi partivamo e andavamo in aeroporto e andavamo a fare il lavoro nel campo.